Bentornati in diretta, buongiorno Verona Live, siamo sempre collegati in diretta appunto sul 640 del digitale terrestre, ma anche su radioadige.com. Sapete che oggi, giovedì, come giovedì scorso, parliamo di innovazione, tecnologia, di startup, di nuovi business e oggi andiamo a fare un salto a Castelfranco Veneto, dove è nato da poco uno spazio di oltre 2000 metri quadri, un primo Benefit Innovation Hub, una realtà davvero particolare che aiuta e contribuisce a far crescere le startup, a renderle in qualche modo anche presenti sul mercato in maniera strutturata. E allora diamo il benvenuto a Marta Scarparo, che è General Manager appunto di Next Heroes. Benvenuta, Marta. Buongiorno, grazie, grazie mille per l'opportunità di raccontarvi chi siamo e cosa facciamo. Allora, innanzitutto diamo uno sguardo, perché ne abbiamo parlato anche noi sul nostro sito giornalepantheon.it. Abbiamo appunto dedicato uno spazio dal fashion allo spazio. Si presentano le future startup di Next Heroes. Qui alcuni spazi di Velvet, siamo a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso e quindi parliamo anche di Benefit Innovation Hub. Marta, cos'è Next Heroes? Cerchiamo di dare una definizione per le persone che ci stanno seguendo a casa per far capire anche gli elementi di innovazione di questo nuovo spazio, di questa nuova avventura. Assolutamente sì. Next Heroes è appunto, come hai anticipato, un innovation hub che si distingue in realtà da tutti gli incubatori e dagli acceleratori che già ben ormai conosciamo tutti, perché la sua architettura si basa su quattro punti fondamentali. Il primo è un forte, un pesante focus sul marketing, perché Next Heroes nasce da, è figlio di un'agenzia di marketing e di conseguenza i progetti che vengono incubati accedono direttamente a quelle che hanno la possibilità di accedere direttamente a quelle che sono le competenze e il know-how in termini di marketing dell'agenzia di marketing Velvet. In secondo luogo abbiamo una completezza e trasversalità di tutti quelli che sono i servizi offerti come incubatore, diciamo, il sostegno per l'ottenimento di concessioni, licenze, marchi, alla creazione e gestione di percorsi formativi dedicati, ma anche un importante, diciamo, accompagnamento a quello che è il mondo della finanza, perché non vogliamo, sicuramente vogliamo utilizzare, diciamo, anche quello che è l'apporto di liquidità derivante dalle agevolazioni fiscali, però non vogliamo focalizzarci solo sulle agevolazioni fiscali, che diventano uno strumento e non un obiettivo. Abbiamo anche altri piani per i progetti incubati, quali per esempio l'accesso alle piattaforme di crowdfunding, piuttosto che questo è uno degli obiettivi che ci siamo dati, che ovviamente no, non è ancora messo a terra, ma la creazione di uno strumento finanziario per la raccolta del capitale di equity, e quindi di fatto quello che a costituire diventerà un soggetto vigilato Banca d'Italia e che quindi mirerà, diciamo, alla raccolta del capitale da parte di investitori istituzionali. Ecco, Marta, come nasce un po' l'idea di mettere in piedi una realtà come questa, che tra l'altro si distingue perché ha una forma societaria di società benefit? Anche questo è un altro elemento di innovazione. Assolutamente sì. Allora, intanto l'idea dell'incubatore nasce da uno dei due soci fondatori di Velvet Media, Vassel Bakdunes, che nel corso del primo lockdown si è trovato, diciamo, un articolo, si è trovato a leggere di un articolo che parlava appunto di startup e di come su 12 startup le prime 11 muoiono nei primi 3 anni e nel 56% dei casi proprio a causa di lacune in ambito marketing, nell'area marketing. Di conseguenza,
avendo ovviamente la disponibilità di un'agenzia di marketing e associando a questo una forte attività da parte della stessa agenzia relativa allo sviluppo di nuovi progetti, ha iniziato a considerare quest'idea del lab, chiamiamolo lab, non Del chiamiamolo. lab. Esatto. Nasce quindi l'idea di Next Heroes che man mano che ha preso forma, diciamo, si è caratterizzato per un'ulteriore peculiarità, cioè quella appunto di nascere come società benefit. Perché? Perché uno dei, diciamo, dei fondamenti di Velvet come agenzia di marketing è quello che il marketing è l'arma più potente per fare del bene. L'altro punto, diciamo, l'altro cardine invece di Next Heroes è quello che abbiamo bisogno di una vera rivoluzione, no? Per concepire le startup, quindi nel modo di concepire le startup. La somma di questi due elementi fondamentali ha fatto sì che prendessimo appunto la scelta di costituirci come società benefit. Che cosa significa essere società benefit? Le società benefit sono aziende che mirano, oltre a tendere, diciamo, ovviamente ai profitti, ma mirano anche ad altri più nobili obiettivi, perché una società benefit ha come prima Anche avere un impatto sul territorio, no? Un impatto. Sì, una sorta di, cioè, ha un beneficio comune, come un obiettivo di beneficio comune e opera in modo trasparente, in modo responsabile, in modo sostenibile nei confronti delle persone, nei confronti dell'ambiente, nei confronti del territorio e di conseguenza tiene in considerazione l'impatto verso tutti gli stakeholder. Questo tradotto in Next Heroes significa che Next Heroes è la prima ad applicare questo modus operandi e anche diciamo, a livello di progetti, nella selezione dei progetti, ovviamente terremo in particolare considerazione tutti quei progetti che ovviamente hanno lo stesso approccio, no? Quindi questo è il motivo per cui abbiamo lanciato questo Benefit Innovation Hub, ecco, la differenza sostanziale. No, è chiarissimo e ti ringraziamo davvero per questa spiegazione perché eravamo davvero curiosi di conoscere anche di capire perché questa forma societaria. Tra l'altro, parlavi di progetti, tra i progetti di business sui quali Next Heroes si concentrerà nei prossimi mesi, ce ne saranno due o tre particolarmente incentrati sul settore della moda, sul turismo spaziale anche e sull'e-commerce Sì. verticale, insomma, vari ambiti molto diversificati tra loro e anche accattivanti in qualche modo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. In questo momento, infatti, non siamo verticalizzati in alcun settore. Questo perché stiamo prediligendo l'investimento in progetti che appartengono al mondo del digital, al mondo dell'innovazione tecnologica e dell'ESG, che sono mondi trasversali ovviamente a più industries e quindi questo approccio ci consente di spaziare su diversi scenari, su diversi contesti economici e non di verticalizzarci solo sul settore fashion piuttosto che il tech, piuttosto che il food. Diciamo che il nostro focus è l'innovazione, a prescindere dall'ambito in cui questa poi viene applicata. In chiusura, Marta, se qualche giovane, ragazzo o ragazza, o qualche gruppo di persone avessero un'idea particolarmente interessante, volessero in qualche modo proporla, volessero entrare in contatto con il vostro hub, cosa consigliate? Intanto il canale che preferite e poi, ecco, ci sono degli indicatori che dovrebbero in qualche modo, far già una sorta di, come dire, mi sfugge un po' la parola in questo momento, ma di filtro per accedere al lab Assolutamente stesso, ecco, perché ognuno di noi è convinto di avere un'idea vincente, però spesso non ci si accorge che ci sono già delle lacune nella proposta stessa.
Assolutamente. Allora, tanto per rispondere alla tua prima domanda, sul sito di Next Heroes c'è un'application in cui è possibile inserire tutte le informazioni e tutta la documentazione prodotta, diciamo, in merito alla propria startup e quindi c'è proprio una forma di prima selezione, che accedendo già direttamente al sito. Per quanto riguarda, diciamo, quelli che sono gli elementi distintivi su cui noi puntiamo molto nella selezione, sono sicuramente intanto le persone. Quindi riusciamo a valutare, cioè intendiamo valutare le persone che hanno l'idea, perché quello è un filtro importantissimo. Direi che essendo le società formate da persone, le persone per necessità ovviamente diventano il nostro primo processo di selezione. E poi effettivamente c'è un tema che è quello della, chiamiamo, marketabilità del progetto, nel senso che volendo inserire progetti che poi devono avere un piano di marketing, che poi avranno un piano di marketing importante. L'altra valutazione importante che facciamo è proprio quanto questo prodotto o servizio che ci viene proposto possa avere uno sviluppo di marketing altrettanto importante. Assolutamente. Questo sicuramente sì. Insomma, Marta, è stato davvero interessante fare un viaggio così su questa nuova realtà che consiglio appunto di andare a visitare già prendendo così visione del sito internet che durante l'intervista, ecco, durante questa chiacchierata abbiamo mostrato. Quindi, davvero grazie per lo Grazie a spazio voi. che avete creato perché dà un'ancora in più, un modo in più per i giovani anche di esprimersi e di trovare, perché no, sfogo anche alla capacità, alla voglia di fare impresa, però con delle solide basi, perché dicevamo il rischio di fallire con le proprie idee è molto alto, per cui se si hanno Certo. già all'inizio dei consigli utili e soprattutto derivanti da un'esperienza, l'obiettivo si raggiunge forse più facilmente. Giusto, Marta? È esattamente il nostro obiettivo, raggiungere gli obiettivi. Grazie, Grazie allora, davvero un saluto grazie. agli amici di Castelfranco, Grazie Next Heroes a voi. e di Velvet. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.